È la festa del vino più importante d'Europa e vede impegnate 45 aziende abruzzesi delle oltre 800 italiane che ogni anno nell'ultimo fine settimana di maggio aprono le porte delle proprie cantine a milioni di wine lovers desiderosi di scoprire il mondo e la cultura enologica direttamente nei luoghi di produzione. L'edizione 2023, la 31esima della manifestazione, si svolge domani 27 maggio e domenica 28 e propone interessanti programmi di visite guidate, degustazioni ed eventi artistici sotto il coordinamento del Movimento Turismo del Vino, che quest'anno festeggia 30 anni di attività. Come sempre, ogni vignaiolo arricchirà le due giornate con l'abbinamento dei vini a prodotti tipici, ma anche a musica e performance artistiche, come ricorda il presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, Nicola Dauria. L'anno scorso abbiamo fatto 30 anni di cantine aperte, quest'anno 30 anni del Movimento Turismo del Vino, e chiaramente è un'attesa importantissima perché ci troviamo tutti quanti coinvolti, e soprattutto perché per noi che il vino, la vitivinicoltura e soprattutto l'esperienza, quella che fa enoturismo ormai da 30 anni, è qualcosa di straordinario. Quindi siamo pronti ad accogliere gli enoturisti che ogni anno di più sono sempre più acculturati, più preparati, anche perché il vino è cultura. Come sta crescendo a livello nazionale ed europeo la cultura del vino? In maniera importantissima, anche perché oggi il consumatore medio che viene a trovarci in cantina è un consumatore preparato e sempre più esigente. Esigente perché vuole sentirsi raccontare la storia del vino. Oggi l'85% delle aziende che fanno enoturismo sono aziende a conduzione privata. Quindi quando si va in azienda e si va a trovare un produttore, si lascia raccontare la sua opera d'arte, le sue opere d'arte che sono rappresentate appunto dalle bottiglie del vino, è qualcosa che tutti quanti possono raccontare, segnalando un valore aggiunto, che oggi fare enoturismo non significa solo fare vino, ma significa anche proporre e promuovere il territorio, perché quando l'enoturista, soprattutto di fuori regione, viene a trovarci, non chiede solo il vino, ci chiede poi i posti da visitare, ci chiede i piatti da degustare, quindi è una promozione del territorio a 360 gradi.